Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la tragedia che è avvenuta nella notte nel carcere di Vasto, dove si è tolto la vita Sabatino Trotta, a capo del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Pescara e principale indagato nell'inchiesta di ieri sugli appalti della ASL condotta da Guardia di Finanza e Procura di Pescara. Trotta, che era stato arrestato proprio nella giornata di ieri per corruzione, si sarebbe impiccato con il laccio della sua tuta alla finestra della cella poche ore dopo il suo arrivo in carcere, attorno alle ore 18, ed era un detenuto non sottoposto a sorveglianza a vista. Sull'episodio la Procura Vastese, che è stata avvisata chiaramente nella notte di quanto accaduto, ha aperto un fascicolo per fare luce sulla tragedia. Vediamo il servizio e poi l'intervista realizzata da Paolo Renzetti a Gennarino De Fazio, che è segretario generale della UIL PA Polizia Penitenziaria, che parlerà sia di quanto accaduto, ma anche delle problematiche legate alla mancanza di personale all'interno delle carceri. Sentiamo. Poche ore di detenzione, poi la scelta di farla finita, probabilmente maturata già prima dell'ingresso nella casa circondariale di Vasto. Il primario del Dipartimento di Salute Mentale dell'ospedale di Pescara, Sabatino Trotta, si è tolto la vita in una cella di isolamento del carcere di Torresinello, dove era stato ristretto in custodia cautelare per gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Pescara, che lo vedeva al centro di un giro corruttivo milionario negli appalti della ASL. Trotta non avrebbe retto alla pressione di uno scandalo così grande e delle intercettazioni telefoniche relative anche alla sua vita privata. Attorno a mezzanotte ha compiuto il gesto estremo impiccandosi, non prima di aver scritto una lettera di addio indirizzata ai familiari. Al primario sono stati prestati immediatamente i soccorsi da parte della polizia penitenziaria e dei sanitari, che però non hanno potuto far altro che constatarne la morte e subito dopo trasportare il corpo all'obitorio dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dove si terrà l'autopsia. Trotta, 55 anni, originario di Castiglione a Casauria in provincia di Pescara, viveva da tempo a Spoltore. Dal 2008 era a capo del Dipartimento di Salute Mentale del Santo Spirito, ma era anche impegnato in politica, candidato alle ultime regionali nelle liste di Fratelli d'Italia. Una carriera che entra nelle carte dell'inchiesta della Procura di Pescara perché, secondo i magistrati, gli erano facilitati i contatti con i funzionari della Regione Abruzzo proprio per il suo ruolo di spicco nel partito, un percorso politico che sarebbe stato agevolato a livello di preferenze proprio dai rapporti amicali e dalle relazioni derivanti, secondo i PM, con la cooperativa sociale La Rondine coinvolta nell'indagine. Il suicidio del dottor Sabatino Trotta, il secondo in pochi mesi nel carcere di Vasto, apre anche uno squarcio sulla custodia cautelare e sulla vigilanza all'interno del penitenziario istoniense. Trotta era detenuto in una sezione nella quale c'erano 9 internati ed era solo all'interno della cella. Su quanto accaduto ieri sera a Torresinello è pronta anche un'interrogazione diretta al ministro della giustizia Marta Cartabia, a firma di Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione DC e vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, il quale auspica si faccia chiarezza perché, dice Rotondi, è necessario ricostruire la vicenda in modo completo, poiché essa richiama la responsabilità di un sistema che permette la diffusione di intercettazioni private contemporaneamente alla contestazione di un possibile reato, con conseguenze psicologiche i cui esiti sono drammaticamente evidenti. Le faccio un fatto tragico quello accaduto nella serata di ieri. Il dottor Trotta era stato arrestato qualche ora prima e poi questa tragica notizia, questo tragico fatto. Si poteva evitare tutto questo, tutto quello che è accaduto? Probabilmente si doveva evitare. Purtroppo sono eventi spiacevoli, tragici, che continuano ad accadere nelle nostre carceri e probabilmente accadono per una serie di concause. Ovviamente, fra queste, proprio è di stamattina un report del Consiglio d'Europa che dice che le nostre carceri continuano ad essere le più sovraffollate d'Europa. A questo fa da contraltare una grande penuria, inadeguatezza degli organici della polizia penitenziaria. Per cui, ben inteso che un gesto estremo come quello del suicidio presuppone a volte
non necessariamente una debolezza, ma anche una grande forza da parte di chi in quel momento si determina, diciamo, per metterlo in atto. Per cui, come dire, se c'è la volontà è molto difficile impedirlo, però certo le carceri oggigiorno non riescono ad assolvere appieno alla loro funzione e, come dire, tutto sommato queste cose forse in qualche modo non dico che si potrebbero evitare del tutto, ma rispetto a questo si potrebbe, come a molte altre cose, si potrebbe certamente intervenire per limitarne la portata e gli effetti. Segretario, la domanda che tutti si fanno, una domanda anche molto semplice e conseguenziale a quello che è accaduto: il dottor Trotta poteva essere sorvegliato in quelle ore? Dipende, poteva essere sorvegliato, sì, poteva essere sorvegliato alle condizioni date, probabilmente no. Cosa voglio dire? Intanto non c'era una disposizione che disponesse una sorveglianza straordinaria, particolare, almeno per quanto ne sappiamo, poi saranno le indagini ovviamente ad appurarlo e a certificarlo. Ma mediamente nel carcere di Vasto, a fronte di 135 reclusi con varie posizioni giuridiche, perché si parla di internati e detenuti per quello che è la sezione, diciamo, circondariale, ci sono 135 reclusi. A fronte di 135 reclusi di notte, a quell'ora mediamente prestano servizio 5 unità del corpo di polizia penitenziaria. Allora io vorrei che qualcuno spiegasse come si può sorvegliare contemporaneamente e assiduamente 135 detenuti con 5 unità. Quindi si evince ancora una volta, De Fazio, quello che è un po' un problema di molte carceri nel nostro paese e anche in Abruzzo, quello di una carenza di personale, acuita probabilmente ancora di più oggi dall'emergenza sanitaria. C'è anche un collegamento tra l'emergenza sanitaria e la carenza cronica ormai di personale? Assolutamente sì, c'è un collegamento, ma soprattutto bisogna fare chiarezza, perché non si può parlare solo di carenza, cioè bisogna dire anche che gli organici, cioè che la dotazione organica prevista è inadeguata, perché c'è una dotazione organica stabilita in 41.500 circa unità, ne mancano all'appello rispetto a quella dotazione organica 4.000, ma uno studio del DAP condotto quindi dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria attraverso un comitato di esperti appositamente istituito ha stabilito che quella dotazione organica è sottodimensionata di 13.000 unità. Bisogna anche rilevare che questo è l'ultimo suicidio in ordine di tempo che avviene in una casa circondariale del nostro paese. Che cosa accade in questi casi quando si verifica un episodio così tragico all'interno del carcere? Ma è ovvio, ci sono delle inchieste, c'è cioè un'inchiesta interna amministrativa, c'è cioè un'inchiesta ovviamente della magistratura che cercherà per quanto possibile di appurare le responsabilità. Noi non vorremmo che poi, ecco, si andasse a riversare questa ricerca di responsabilità sull'ultima ruota del carro, perché poi, come dire, in questa sorta di scarica barile a cui diciamo il nostro paese è spesso abituato a rimetterci, sono sempre gli anelli più deboli. Dove può essere la responsabilità di fronte a questo, se non una responsabilità oggettiva della politica che lascia le carceri in queste condizioni? Adesso una notizia di cronaca che ci porta a Cepagatti. È stato prima colpito dallo sportello di un'autovettura mentre faceva jogging e poi è caduto a terra ed è stato investito da una vettura in transito. Un 72enne è stato ricoverato nell'ospedale di Pescara in prognosi riservata per le ferite riportate nell'incidente avvenuto questa mattina. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, stabilizzato e poi trasferito in ambulanza al nosocomio adriatico. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia Municipale di Cepagatti.
D'ora voltiamo pagina. È partita nel comune di Teramo la vaccinazione anti-Covid dei soggetti più fragili. Sono 5.700 le prenotazioni e saranno inoculate 700 dosi di vaccino al giorno. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione dell'ASL due grandi centri vaccinali. Si tratta del Palas Capriano e della sala parrocchiale di San Nicolò a Tordino. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Da domani al via la campagna vaccinale anche per alcune categorie delle persone più fragili. Come si svolgerà nel comune di Teramo? Sì, l'attività di vaccinazione si svolgerà su due sedi, una a San Nicolò a Tordino e l'altra a Teramo. A San Nicolò nella sala parrocchiale sottostante la chiesa di Santa Maria degli Angeli, e mentre a Teramo la faremo presso il palazzetto dello sport di Scapriano. Sono 5.500 l'elenco dei soggetti che dovranno essere vaccinati. Già da ieri i nostri dipendenti comunali stanno telefonando per concordare la data e il luogo. Non è questo il servizio che abbiamo chiamato, questo è il servizio relativo a ieri, quando c'era stato appunto da parte dell'amministrazione comunale l'annuncio questa vaccinazione per i più fragili. Vediamo se la regia è pronta, andiamo a vedere invece il servizio corretto, quello di Tania Bonnici Castelli. Nel comune di Teramo è iniziata la vaccinazione anti-Covid per i più fragili, per passare poi agli anziani tra i 75 e i 79 anni. Le prenotazioni si aggirano intorno alle 5.700 persone. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione dell'ASL due grandi centri vaccinali, il Palas Capriano e la sala parrocchiale di San Nicolò a Tordino. Si prevede l'inoculazione di 700 dosi giornaliere di vaccino fino a completamento di queste categorie, con uno stop solo nella giornata di sabato. Abbiamo insomma registrato una grande attesa, soprattutto la volontà, si respirava proprio insomma una sorta di liberazione, il senso di liberazione dopo tante settimane di attesa dei cittadini che si erano iscritti, che si sono iscritti nei mesi scorsi sulla piattaforma regionale, e quindi insomma assolutamente sensazioni positive. Abbiamo cercato, ecco, stiamo facendo, abbiamo cercato anche questa mattina di trasmettere quella fiducia. Oggi è fondamentale proseguire la campagna vaccinale con fiducia nelle istituzioni, fiducia nella scienza, fiducia appunto nei confronti delle scelte sanitarie che in questo momento devono essere assolutamente seguite, senza se e senza ma, perché l'accelerazione della campagna vaccinale costituisce veramente l'unica strada che abbiamo per l'uscita dalla pandemia. In questo momento, che è un momento decisivo, un momento di transizione nel quale, ed è l'altra cosa che abbiamo chiesto alla Regione Abruzzo, oltre il fatto al coinvolgimento strutturato appunto degli uffici comunali e dei sindaci, che si rispettino, anche questo è molto importante, oggi lo abbiamo avvertito, le priorità, che non venga messa in discussione la scala delle priorità, la priorità da affidare a chi ha più bisogno, a chi è più in difficoltà, le categorie fragili, a chi è più esposto, perché ogni qualvolta si va ad alterare la scala di priorità si rischia di far perdere credibilità alla campagna vaccinale. Non lo vogliamo, non ce lo possiamo permettere. E a proposito di vaccinazioni, l'autopsia su Celestina De Santis, l'ex infermiera di Lanciano, morta venerdì scorso, lo ricorderete, dopo aver effettuato il vaccino anti-Covid della Pfizer, al momento ha escluso una correlazione tra il siero inoculato e il decesso, causato, secondo l'esame autoptico, da un arresto cardiaco improvviso. E questo il responso appunto dell'esame del medico legale Domenico Angelucci, che è stato effettuato all'ospedale di Chieti. Il medico si è preso i 90 giorni di tempo per effettuare comunque ulteriori approfondimenti. La donna, 83 anni, si era sentita male mezz'ora dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer avvenuta in un ambulatorio di San Vito Chietino. Sull'accaduto la procura di Lanciano ha aperto un'inchiesta. Proseguiamo con il nostro giornale, ci spostiamo a Castel di Sangro. Aiuterà ad avere un servizio migliore per gli utenti e ad isolare anche eventuali positivi al Covid. Ieri taglio del nastro per il nuovo pre-triage del pronto soccorso dell'ospedale Sangrino. Vediamo.
Ma è un ambiente importante dal punto di vista sanitario, perché questa opera del pre-triage sarà utilissima non solo alla struttura ospedaliera ma all'intero comprensorio, per mettere in sicurezza sia gli operatori sia i pazienti che afferiscono alla struttura. Noi stiamo investendo su tutta quella che è appunto la rete Covid, che riguarda un potenziamento non solo dei posti letto di subintensiva, delle rianimazioni, ma anche e soprattutto un potenziamento dei pronti soccorsi, quindi pronti soccorsi anche per quel che concerne il pre-triage, per concerne quelle strutture che ruotano appunto al pronto soccorso, che garantiscono una migliore funzionalità e attività in sicurezza appunto per gli operatori e per i pazienti. È arrivato con eccezionale puntualità, perché siamo ovviamente in condizioni ancora di grande criticità del fenomeno pandemia. Presidio importante, un presidio strategico per tutto il territorio Altosangro, Alto Polizia e Alto Chietino, che è la rete diciamo di riferimento del bacino della sanità di questo presidio. Con questa struttura salveremo tante vite, ne sono convinto, siamo riusciti già a farlo prima ancora che riuscissimo a raggiungere il livello di oggi, quindi il perfetto adeguamento, e con questa struttura mi sento davvero di rassicurare un po' le comunità. Io non posso che ringraziare il direttore Testa, che ha speso tempo, energie e lavoro insieme a tutta la struttura per raggiungere in tempi brevi questo obiettivo. E andiamo avanti con il TAR Abruzzo, che ha accolto il ricorso delle associazioni dei consumatori iscritte al Consiglio regionale utenti e consumatori sul mancato coinvolgimento delle stesse associazioni nell'elaborazione del contratto fra Regione e Trenitalia per il trasporto regionale 2015-2023. Sentiamo. Il TAR Abruzzo ha dato ragione alle associazioni dei consumatori iscritte al CRUC, il Consiglio regionale utenti e consumatori, per il mancato coinvolgimento delle associazioni stesse in sede di elaborazione del contratto di servizio stipulato con Trenitalia per la gestione del trasporto regionale per gli anni 2015-2023. Il primo effetto della sentenza, che è stata pubblicata il 26 di marzo scorso e che ha visto accolto il ricorso sia nella parte generale che nelle singole censure che i ricorrenti hanno proposto, è di impedire l'aumento del costo del biglietto ferroviario se non giustificato da un miglioramento della qualità del servizio. Ce ne sono alcune di impatto immediato e che costringeranno la Regione Abruzzo a modificare, integrando il contratto di servizio che ha firmato con Trenitalia. Questo è l'impatto immediato. Altro effetto è quello di impedire che i parametri della qualità vengano decisi nel segreto delle stanze fra Regione Abruzzo e Trenitalia, senza cioè la partecipazione dei cittadini tramite le loro associazioni. Tutti gli enti locali, comuni, province e regioni, ogni volta che firmano un contratto per offrire un servizio alla collettività, devono far partecipare alla firma di questo contratto i cittadini tramite le associazioni dei consumatori. Ma l'aspetto più importante, secondo me, e che ci rende un pochino anche orgogliosi, sapete qual è? È che questa legge esiste dal 2007 e nessuno l'ha mai applicata. Tutti lamentano la mancata applicazione, ma non c'è nessuno in questo straccio di paese che avesse fatto un passo perché una legge esistente e favorevole ai cittadini trovasse applicazione. L'abbiamo fatto per primi in Abruzzo e un pochino siamo contenti di questa cosa qui. Adesso torniamo a Teramo, dove il servizio di trasporto urbano si va ad arricchire di 5 autobus super tecnologici. I nuovi mezzi non avranno barriere architettoniche e disporranno del contapasseggeri e di un sistema di sorveglianza. Il servizio di trasporto urbano del comune di Teramo si trasforma. Arrivano 5 nuovi autobus, moderni e tecnologici, con soluzioni innovative. Nessuna barriera architettonica, il conteggio automatico dei passeggeri e un sistema di sorveglianza. Un investimento di circa 1.250.000 euro per mezzi di trasporto ingegnosi, che saranno gestiti dall'azienda Baltour, concessionaria del servizio comunale. Presidente, sempre più vicino ai cittadini? Sicuramente
sì, perché queste innovazioni che portiamo sul servizio urbano hanno senz'altro una ricaduta sulla clientela, che mi piace chiamarla clientela, sui cittadini in generale, per dare anche un'immagine di una città che segue l'evoluzione dei tempi. Soddisfatta l'amministrazione comunale di Teramo, che vede con l'acquisto di questi nuovi autobus un miglioramento della qualità di vita per i cittadini teramani, soprattutto per i disabili, che avranno a disposizione una pedana per salire e scendere dai mezzi di trasporto. Sono degli autobus Euro 6, quindi molto meno inquinanti degli altri, questi vanno man mano a sostituire il parco autobus presente in città ormai da tanti anni, quindi andranno via man mano degli autobus vecchi, arriveranno questi moderni, dotati di molti servizi, tra i quali vorrei appuntarne due: la pedana per i disabili, per far accedere meglio i diversamente abili agli autobus, ho implementati anche da 13 fermate intelligenti che verranno fatte con questo finanziamento da qui ai prossimi mesi sulla linea principale della città, quindi le fermate intelligenti, ma intelligenti appunto perché riescono a far salire tutti. E soprattutto il contapersone è uno strumento tecnico presente sull'autobus che in tempo reale fa sapere al gestore, quindi anche a noi, quanti utenti ci sono in quel momento sull'autobus. E sapete, è stato un argomento forte negli ultimi mesi sul riempimento di alcuni autobus in città. E nella notte è calato il gelo sulle montagne abruzzesi, con minime che sono arrivate anche ai meno 22,6 gradi registrati in località Piane di Pezza a 1450 metri sul massiccio del Sirente Velino nel territorio di Rocca di Mezzo. Da segnalare anche altre temperature molto rigide: a Campo Felice meno 21,7, a Rocca di Mezzo meno 18,4 e poi al rifugio Franchetti, che si trova a 2433 metri sul Gran Sasso, meno 13,8, ma temperature basse un po' su tutte le aree interne della nostra regione. E andiamo avanti con lo sport, partiamo dal calcio di Serie B e dunque parliamo del Pescara, che prosegue la preparazione nel ritiro alle porte di Brescia in vista della gara di sabato al Rigamonti contro le Rondinelle. Grassadonia dovrebbe far scendere in campo la squadra con il 4-3-3 per 10 undicesimi, dovrebbe essere confermata quella che ha pareggiato, e vedete le immagini proprio di quella partita, contro il Monza nel match del lunedì di Pasqua. L'unico dubbio riguarda l'impiego di Galano, che non è al meglio della condizione. Pronto Vokic, recuperati Rigoni e Tabanelli che andranno in panchina, out Bocchetti e Drudi. Ieri è stato operato con esito positivo al San Raffaele di Milano dal professor Salini il difensore Antonio Balzano. Domani, sempre a Milano, sarà invece operato Ledian Memusciai. Tornando al match in programma sabato, c'è da aggiungere che quella di Brescia sarà una gara pressoché decisiva per i biancazzurri, che dovranno cercare di fare punti contro la squadra dell'ex Bjarnason per non perdere contatto dalla zona play-out, che dista 4 punti. Dopo il match di sabato, il Pescara giocherà la settimana successiva all'Adriatico Cornacchia contro la Virtus Entella e poi nel turno infrasettimanale, 3 giorni dopo, a Cosenza. Adesso la Serie C e dunque il Teramo. Il portiere Michael Lewandowski analizza il momento della squadra biancorossa. Nessuna novità sul suo futuro, ma la voglia di giocarsi al massimo le possibilità per rimanere ancora alla corte del diavolo. Lo ascoltiamo. Noi speriamo di adesso, in queste 4 partite, di portare a casa bottino pieno tutti i 12 punti e arrivare il più alto possibile. Poi sono le partite giocate dove si può succedere tutto. Sì, sicuramente anche a noi hanno fatto arrabbiare queste partite perse, perché contro Francavilla abbiamo concesso veramente poco. Il gol abbiamo preso da un rimpallo che è accaduto, poi andare a palla sul incrocio dei pali, quindi un gol così può succedere, possiamo prendere. Poi la Francavilla ha fatto pochi tiri in porta, quindi una partita così sicuramente per noi è stata una partita brutta, che non concedendo nulla abbiamo preso gol.
Poi contro Vibonese abbiamo visto che abbiamo fatto un brutto secondo tempo, quindi se fai errori è normale che concedi dopo. Vabbè, io non ci ho pensato nemmeno che palla sbatte sulla traversa, sono andato sulla palla, poi magari con un po' aiuto di vento, con buon calcio che ha fatto, l'ha preso la traversa. Per me non aveva paura, io sono andato sulla palla, quindi nemmeno dopo ho sentito che l'ha presa la traversa la palla. Io ogni partita cerco di fare il mio massimo, di dare un aiuto alla squadra, di cercare di prendere meno gol. Poi di tutto il campionato abbiamo visto che siamo partiti molto bene, poi siamo un po' calati, abbiamo preso più gol e adesso magari dobbiamo ritrovare quella competenza dietro, di nuovo a non prendere questi gol che abbiamo preso e fare meno errori possibili. Io per rimanere qua sarei molto contento, perché ormai sono più anni di tutti e mi trovo bene a Teramo. Poi ci sono anche protezioni della società, anche le mie, che dobbiamo trovare un accordo giusto se dovrei rimanere sempre. Quindi io sarei contento, poi la società se è contenta sulle mie prestazioni come gioco sarei felice. In Serie D, nel recupero di ieri, il Pineto è tornato alla vittoria, una vittoria che ridà fiducia alla squadra guidata dal tecnico Pomante. Allora andiamo ad ascoltare le interviste ai due allenatori del Pineto e del Montegiorgio nel dopogara. Mister, un inizio di gara aggressivo, nel primo tempo avete creato più di un'occasione, poi è arrivato il gol di Minnozzi, insomma avete portato a casa questi tre punti, anche se nella ripresa avete sofferto, avete rischiato il pari. Siamo stati bravi nell'aggredire alti il Montegiorgio, che è una squadra molto organizzata, brava nel giocare da dietro, siamo stati bravi a limitarli. Poi nel secondo tempo sinceramente ci sta che un po' abbassi il baricentro, però la squadra aveva retto tranquillamente, tranne gli ultimi 5 minuti, che è venuta un po' fuori la paura di vincere, perché questi ragazzi è tanto che non riuscivano a vincere. Nelle ultime partite un po' gli episodi sono stati a nostro favore, oggi sinceramente abbiamo meritato la vittoria, però negli ultimi 5 minuti siamo stati un po' fortunati, però ci sta, come hai detto tu, abbiamo creato tante occasioni il primo tempo, dovevamo essere più bravi a fare il raddoppio il primo tempo. Tra le altre cose, mister, giocherete in pratica nei prossimi 2 mesi, una volta ogni 3 giorni? Se guardi la classifica e guardi le partite che abbiamo giocato, mancano 2 mesi alla fine del campionato e noi praticamente abbiamo finito il giro d'andata, abbiamo fatto 17 partite. Mi fa capire che campionato ci aspetterà in futuro, mi fa capire che campionato è questo per il Pineto, è stato per il Pineto, però noi non dobbiamo cercare le albi, perché è un mese che sappiamo il nostro futuro qual è. Sappiamo che prima o poi doveva arrivare questo Tour de Force, però come ho detto in passato, io ho una rosa abbastanza lunga, giocatori validi che mi permetteranno già da domenica di far girare un po' la rosa, di farli un po' recuperare. Mister, avete regalato al Pineto un tempo, nella ripresa avete tenuto più palla, avete avuto anche almeno 3 palle gol per pareggiarla la partita. Sì, tutto sommato bisogna dire che il Pineto ha meritato, soprattutto sotto il profilo mentale, hanno avuto più voglia e più fame di noi, giustamente abbiamo regalato un tempo e qualcosina, non mi è piaciuto l'atteggiamento della mia squadra, però alla fine sicuramente se avremmo pareggiato con il palo che abbiamo preso, con Paio, con l'occasione di Riccardo Cuccu, non avremmo rubato niente. Termina qui l'edizione delle 14 del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19, sono disponibili on demand anche i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Prima di salutarci vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con Velò. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.